Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo vlog. Oggi è domenica 13 marzo 2022 e come vedete dalla location dietro di me non sono a casa perché sono a Madrid. Se mi seguite su Instagram, quando vedrete questo vlog sarò già tornata perché torno lunedì, però appunto saprete che sono stata a Madrid, sono con Charlotte e Anna, eccole qua, e quindi vi porterò con me in questa fantastica giornata. Mi muovo perché l'Anna mi vorrebbe già ammazzare dato che dovevamo uscire mezz'ora fa, quindi nel caso vi racconto tutto magari più tardi. Adesso andiamo a fare colazione. Siamo venuti da Starbucks, io ho preso un chai tea latte con la brioche normale, l'Anna non so che cosa ha preso, più la brioche e la chia brioche più spremuta d'arancia. Ragazzi, posso Starbucks, siamo venuti, non so se mi sentirete, comunque siamo venuti a vedere dove hanno registrato la casa di carta, ovvero il Banco di Spagna. E vi giuro ragazzi, cioè è stradiverso, perché nella serie TV, non so, è diverso. Prima lo stavano cercando ed eravamo passate da quella strada, solo che non ci eravamo resi conto che fosse qui perché c'erano tutti i lavori. Adesso, dopo il Banco di Spagna, che non abbiamo capito se sia questo o no, perché tipo l'entrata appunto è diversa, stiamo andando a vedere il Palazzo Reale, che è tipo la cosa che voglio vedere da non so quanto tempo. E sono circa 20 minuti di strada, Sha ci fa da navigatore e ci dirigiamo appunto verso là, io ancora con il cappuccino. Ragazzi, siamo arrivati alla meta finale. Guardate che bello, adesso lo faccio. C'è la testa dell'anno. Guardate qua, bellissima, vi giuro. A parte che è enorme, infatti noi siamo arrivati tipo laterali e pensavo fosse già quella la parte diciamo più importante, cioè il davanti. In realtà no, è questa qua che è stupenda. Peccato che ci siano i cancelli, infatti per entrare bisogna pagare. So, meditiamo sul fatto se entrare o no. Questo invece è visto da un po' più vicino. Quello è il palazzo, bellissimo, vi giuro, veramente stupendo. Ragazzi, siamo tornati a casa, abbiamo fatto vari giri, tra l'altro abbiamo fatto anche un pochino di shopping, anche se in realtà la giornata vera e propria di shopping sarà domani, perché domani farà brutto tempo, quindi oggi che c'è bel tempo ci godiamo la città e tutto. Siamo tornati a casa perché dovevamo fare alcune cosine, usare la roba, cambiarci perché fuori fa caldissimo adesso, e ne approfitto per farvi vedere la casina, che è super super carina. Tra l'altro, se vi interessa vi lascio scritto anche il nome, l'ho trovato come sempre su Booking, ed è un appartamento super centrale, vi giuro, siamo praticamente in centro pieno, e che non abbiamo pagato tanto, anzi abbiamo pagato tipo 80 euro a testa per 3 giorni e 2 notti, ed è veramente bello, pulito, c'è anche la cucina, quindi te lo consiglio un sacco, ovviamente non è uno sponsor. Questa è la porta d'ingresso, e a destra troviamo il televisore, con sotto un mobiletto penso per le scarpe, e poi qui c'è un tavolino che usiamo come praticamente attaccapanni, porta cose, perché abbiamo appoggiato di tutto, e qui c'è uno specchio. Proseguendo da questa parte c'è la cucina, c'è la macchinetta per fare il caffè, il microonde, c'è anche la lavastoviglie, il frigo, ci sono un sacco di cosine, è piccola ma praticamente c'è tutto. E uscendo dalla cucina c'è il salotto, che mi piace un sacco come è arredato, perché è molto semplice però molto nel mio stile, con il divanetto così, un tavolino, una sedia, e poi qua vabbè c'è la vista, che non è nulla di che, anzi è abbastanza bruttina. E poi qua c'è un piccolo corridoio dove c'è un'altra finestra, qua c'è il bagno che vi faccio vedere dopo perché c'è la scia, e qua c'è la camera da letto, molto carina. Tra l'altro abbiamo dormito stanotte in tre in questo letto, che non è grandissimo, però ci siamo state tutte, incredibilmente, un po' strette ma ci siamo state. Qui c'è l'armadio che non vi apre perché dentro ovviamente c'è tutta la nostra roba, con un casino allucinante, due comodini, e poi qui c'è anche un'altra TV. Quindi uscendo un'altra volta ci troviamo sempre sulla sinistra il bagno, che è molto semplice, c'è il WC, qui c'è lo specchio, c'è il lavandino con tutte le nostre cose, asciugamano e poi doccia, molto easy. Mi sono messa un attimo qua per terra per farvi vedere le due cosine che ho preso molto molto veloci, poi mi do una ripassata qua, mi incipro un attimo perché sono super lucida, e così poi andiamo a mangiare perché abbiamo prenotato in un posto che fa le tapas per le due. Allora, da Primark a 1,50€ ho preso questi qui, che sono degli scrunchy semplicissimi neri, io li perdo sempre quindi li ho comprati, ne ho almeno altri tre. E poi da Zara, incredibilmente, ho trovato due cose molto carine, che ho preso lui, che cercavo da non so quante settimane, che è fatto così, molto semplice, tra l'altro è quello anche che ha Charlotte addosso. E poi altra cosa che cercavo e che volevo da un sacco, questo qui, che è tipo, non so in realtà, come si può chiamare? Canottiera? Top smanicato? Boh, non so. Tutto insieme. Esatto, tutto insieme. Dolce. Esatto, dolce vita smanicato, fatto così con il colletto alto però non altissimo, cosa che mi piace. E poi rimane bello aderente, mi piace
veramente tantissimo, quindi sono molto proud dei miei acquisti. Adesso mi cambio, mi metto un attimo a posto e andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Prima, quando siamo passati di qua, c'era un sacco di gente, adesso non c'è nessuno, cioè solo noi e tipo un altro gruppo di signore che sono entrato adesso. È arrivato già da bere, io ho preso un'aranciata, scià, l'acqua, l'Anna niente. Sono arrivate le cose che abbiamo preso. Io e l'Anna abbiamo preso un pane, cioè tipo un toast con salmone, formaggio e spinaci. Abbiamo preso poi le patate brioche e lascia ha preso quello. Quindi tipo pane con... cos'è questo? Prosciutto crudo. Allora ragazzi, siamo appena state in cattedrale. Infatti dopo aver mangiato siamo andate a vedere tipo uno spettacolo. Vi ho ripreso anche la clip. State mezz'oretta lì. Tra l'altro spettacolo strabello, ci siamo divertite un sacco, loro bravissimi. Poi siamo andate a vedere una piazza in cui ci siamo sedute e siamo state lì una mezz'oretta a prendere il sole, tranquilla, abbiamo parlato. E adesso, senza rendercene conto, siamo tornate a Palazzo Reale perché c'era un altro monumento da vedere, che è la cattedrale qua alle mie spalle, in cui siamo entrate. L'abbiamo un po' visitata molto velocemente, più che altro l'Anna ci teneva particolarmente a vederla. E adesso le prossime tappe sono outlet del Real Madrid per prendere qualcosa ai nostri fidanzati, sia io che Lascia. Il mercato, perché c'è un mercato che ci ispirava, quindi andremo lì. Poi le altre due tappe sono il Parco del Retiro e la Puerta, che non mi ricordo come si chiama, ve la farò vedere dopo. Quindi let's go. Comunque raga, non ve l'ho detto, ma da stamattina ho ancora il bicchiere Starbucks, perché voglio fare una foto col bicchiere, solo che ancora non abbiamo trovato il posto per fare la foto. Quindi mi sto portando in giro questo bicchiere da stamattina e basta. L'hai rovesciato ovunque. No, 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 no. Prima l'ho dato in mano all'Anna un attimo perché devo prendere il portafoglio e lei l'ha scatafasciato perché c'erano ancora delle goccine sul giubbotto della Charlotte. Altri giretti fatti, abbiamo visto tutto quello che dovevamo fare, adesso siamo venute qua. E abbiamo fatto, anzi mi hanno fatto un sacco di foto. Speriamo che adesso l'Anna mi ha fatto un sacco di foto. E speriamo che adesso appena arrivi a casa ce ne sia qualcuna carina. Spero di sì, anche perché ne abbiamo fatte veramente 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 tantissime. Infatti mi sono anche poi cambiata capelli, ho fatto un po' di change, magliettina. Però vi giuro, io mi sono innamorata completamente di Madrid. Non so se ve l'avevo ancora detto o no. E è diventata la mia città preferita. Cioè vi giuro, mi sono veramente innamorata, è super nel mio stile. Venite a Madrid, straconsigliata. Backstage della foto. Ma scusa, non puoi andare lenta? Cos'è? Non so come si usi. Sei lenta a metterla basso. Sì. Ah, ma sta già andando. Ma raga, ma me lo dovete dire. Ragazzi, dopo tutta la giornata io mi ero affezionata a lui, ma è arrivato il momento di buttarlo. Adesso cercheremo un cestino e lo butteremo, perché basta, è arrivato il momento. È servito per le foto, è stato molto utile, ma adesso basta. Allora, ho deciso che adesso Charlotte e Anna racconteranno qualcosa. Inizia Anna. Che emozione. Allora, dovete sapere che l'Anna studia dizione. Oddio, non mi stavo riprendendo. L'Anna studia dizione, quindi adesso vi farà un discorso in dizione. Ora vi dirò qualche parola in dizione, tipo senso, tipo verde, tipo 14. Sì, ragazzi, si dice facocero, non facocero, per cortesia non fate questo errore. No, no, che sbaglia, non mi fa arrabbiare. Amaca, non mi fa arrabbiare. Ecco, vedi. Amaca. Però tu devi, ti devi ricordare che io non sono bassa come te, quindi se tu mi prendi alla tua altezza. Ma io vengo. Io sono timidina, quindi non dico niente. Oddio, ma sembra che mi sia abbronzata. Per questo prima ti ho detto ti sei ritruccata. Ma dove mi ci vuole? 21 e un quarto. Noi siamo tornate a casa da circa un'oretta e mezza. Ci siamo riposate, abbiamo fatto quello che dovevamo fare, ovvero nulla, semplicemente guardare un po' il telefono e cazzeggiare. E adesso stiamo andando a mangiare in un ristorante che abbiamo visto. Dovrebbe essere molto molto carino e dovrebbe esserci la paella, che speriamo sia buona, perché pur essendo in Spagna, fidatevi che le paeglie buone che ho mangiato, ma veramente buone, sono state pochissime, soprattutto erano più in zona mare, quindi speriamo di beccar bene. E detto ciò, io praticamente sono uguale a prima, mi metto solo il giubbotto al posto della felpa perché adesso fa abbastanza freddino e andiamo finalmente a mangiare. Sono esattamente seduta per terra, Charlotte e Anna sono qui sulla panchina e vi racconto la serata, perché vi giuro ragazzi, di male in peggio. Vi avevo detto appunto che andavamo a mangiare in questo ristorantino che avevamo visto, molto carino, di cui ci eravamo innamorate. E ci eravamo anche innamorate perché avevamo letto che il menù del giorno era paella. E noi tipo da due giorni che appunto vogliamo mangiarla, ma non troviamo mai un posto, quindi mi ha detto perfetto, cioè paella, bibita e dolce incluso, top. Quindi ci sediamo, ordiniamo, già lì un casino, e ci rendiamo conto
poi quando ci arriva la paella, che era una paella innanzitutto surgelata e poi, ragazzi, scaldata al microonde. E non tipo scaldata al microonde, me lo sto inventando. No, no, ce l'abbiamo visto. Letteralmente scaldata al microonde. E quindi già eravamo lì un po'. Vabbè, da bere abbiamo preso la sangria, come ieri, che non mi ha fatto impazzire. Ma la chicchetta finale arriva al dolce. Abbiamo chiesto un sorbetto al limone. Ci è arrivato il gelato al limone. Ma vi giuro, ragazzi, c'è il peggior gelato che io penso abbia mai mangiato. E ne ho mangiati gelati, vi giuro. Una roba improponibile, non so, ha una consistenza stranissima. E quindi alla fine abbiamo lasciato anche quello e niente. Diciamo che come cena dell'ultimo giorno, cioè in realtà non dell'ultimo giorno, perché l'ultimo giorno è domani, dato che parte alla sera, però come ultima cena non è stata proprio bellissima. Però vabbè, adesso siamo qui, ci godiamo un attimino il panorama, dato che poi domani sera appunto partiremo, quindi non la vedremo più by night. E poi andremo a casa perché siamo cotte, almeno io sono cotta. Oggi abbiamo camminato tantissimo, quindi non vedo l'ora di andare a casa, struccarmi, buttarmi sul letto e vederci domani mattina. Buona la paella! Madrid! Vale, ha cambiato 26 cose. Ragazzi, buongiorno. Penso, da come potete intuire dalla mia faccia, il mio outfit e tutto, è la mattina seguente. Ieri sera infatti siamo arrivate a casa, ci siamo struccate, ci siamo mutate a letto perché eravamo morte, stanchissime. Stamattina ci siamo alzate verso le 8:30, ci siamo preparate tutto e adesso stiamo finendo di sistemare tutti i vari borsoni, perché praticamente questo, essendo un appartamento che non ha una reception, quindi non possiamo lasciare le borse qui, o comunque le possiamo lasciare fino alle 12, solo che noi abbiamo l'aereo alle 6, quindi abbiamo ancora un po' di ore da stare in giro e non possiamo girare con i borsoni, perché a parte che sono pesantissimi, sono super ingombranti, poi non è nemmeno molto pratico. Quindi la proprietaria della casa ci ha consigliato un tipo dei lockers, che sono degli armadietti in cui mettere le borse, i zaini, le valigie, pagare e poi li vai a riprendere quando vuoi. Quindi mi sa che faremo proprio così, dato che non ce n'è uno tanto lontano da qui. E poi gireremo un po', non sappiamo ancora se andare a visitare il museo oppure andare in un centro commerciale, perché purtroppo oggi c'è brutto tempo, piove, pioverà tutto il giorno. È per questo che ieri abbiamo preferito stare di più fuori, non fare magari tanti giri nei negozi, per farla appunto oggi, perché sapevamo che avrebbe piovuto. E basta, direi che posso concludere qui il vlog. Spero come sempre che vi sia piaciuto, che vi abbia tenuto compagnia. Vi faccio salutare anche dall'Anna della Show. Ciao, andiamo a prendere l'altra. Kelly, saluto. Ciao, ciao. Se vi va, seguitemi su Instagram, vi lascio qui il nickname, anche vi intendete TikTok. E noi ci vediamo prossimamente con un nuovo